Ragazze, sono tornata con un altro video, questa volta il tutorial di questo trucco che sto indossando, che è uno smokey bello importante con un tocco di colore sulle labbra, adattissimo alle serate di questa bellissima stagione. Io spero che vi piaccia. Cambierò postazione per avere, diciamo, uno sfondo un po' più neutro, che non sia la mia cameretta disordinata. Io spero che anche per quanto riguarda la questione della luce adesso vada meglio. Se vi piace il tutorial, seguitelo e iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornate. Io vi mando un bacione e buon tutorial. Ciao ragazzi! Iniziamo subito applicando questo primer. Questo è di Avon. È light beige, la colorazione è light beige. Lo prendo col mio polpastrello e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. La vado a sfumare. Poi, come primo colore sulla mia palpebra mobile, vado ad usare questo ombrettino in crema. Questo è di Astra ed è il numero 08 ed è un colore particolare perché è un grigio scuro con dei riflessi quasi violacei. Mi piace tantissimo, è un po' difficiluccio da lavorare, però mi piace molto. Questo lo vado a prendere con un pennellino a setole piatte e lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile, lasciando libero però l'angolo interno. Porto leggermente il colore anche sotto, in questo modo. Come prossima cosa vado a prendere il mio kit per sopracciglia di H&M, che presenta appunto queste tre tonalità. Sono un nero, un marrone scuro e un beigiolino medio. Vado a prendere il beigiolino medio con un pennello da sfumatura e mi aiuto a sfumare l'ombretto in crema nella piega dell'occhio. Non è molto facile questo lavoro, ha bisogno di essere sfumato bene bene bene. Prendo poi successivamente l'altro colore, che è questo nero fortissimo, e vado a metterlo nella parte più esterna, portandolo verso l'interno, stando attenta a non andare troppo verso l'alto. Vado a prendere poi, per ridare, diciamo, luminosità al mio occhio, prima un colore in polvere con un pennellino sottilissimo di questo tipo. Vado a usare la mia palettina di Pupa, non saprò mai come si chiamerà, quella leopardata, e vado a prendere il colore bianco, questo qui, molto molto chiaro, e lo vado ad applicare, molto shimmer questo colore, c'è shimmer, vado ad applicarlo sotto la mia arcata sopraccigliare e lo vado a sfumare con il beigiolino medio di prima per rendere il tutto più leggero, più soft, vedete? Mentre ho lasciato prima questo spazio nell'angolo interno libero perché voglio andare ad applicare un punto luce, ma non mi basta questo colore in polvere, ho bisogno di qualcosa di più forte che comunque, diciamo, renda il tutto anche molto più metallico, più bello. E vado a prendere questo ombretto di Pupa Vamp, il numero 101, sempre con pennellino a setole piatte, e lo vado ad applicare appunto qui, portandolo verso il centro del mio occhio. Vado a sfumarlo meglio col polpastrello. Vado a prendere un altro colore in polvere, sempre dalla mia palettina di Pupa, e lo vado a prendere con il polpastrello, ed è questo grigio metallico. Lo vado a boom, sono con tutti i pennellini addosso, ad applicare tamponandolo proprio sulla palpebra mobile al centro, in questo modo. Darà proprio questo effetto metallico che mi piace veramente tantissimo. Prendo una matita nera, questa è di Bottega Verde, la mia preferita in assoluto, la vado ad applicare all'interno del mio occhio, non essendo molto precisa, cioè io voglio portarla proprio tra le ciglia inferiori, perché comunque è uno smokey, quindi mi piace un effetto più, diciamo, sbavato, intenso. E con l'ombretto di prima del kit delle sopracciglia vado a fissare la matita. Vado poi al mascara. Questa volta userò una combo di due mascara. Questo è quello di Essence Lash Mania
quest'altro di Kiko che è un top coat, il Fuzz Lashes Concentrate. Vado ad utilizzare ovviamente prima quello di Essence. Vado ad utilizzare poi l'altro mascara, concentrandomi soprattutto sulla parte, diciamo, finale delle mie ciglia. Questo è l'angolo esterno. Il mio trucco occhi è quindi così terminato. Passiamo quindi al trucco del viso. Non voglio appesantirlo molto, ho già realizzato la mia base usando un fondotinta che è Lumima Chic, un correttore di Avon della linea Color Trend, e la stessa cosa anche la cipria della linea Color Trend di Avon, ed è, diciamo, ragazzi, la mia cipria preferita in assoluto. Vado ad utilizzare soltanto una terra con un pennellino per farla sfumarla proprio come se fosse un blush. Come illuminante invece vado ad utilizzare un po' di quell'ombretto in crema che usavo per l'angolo interno, solo che lo metto sul dito, lo sfumacchio un po', lo scaldo e lo vado a mettere sulla parte alta degli zigomi, proprio per dare un po' di lucentezza in più. Non voglio appesantire troppo il viso quando ho trucchi comunque belli, belli importanti sui miei occhi. Un po' di contouring al nasocchio. Per le labbra invece voglio utilizzare un tocco di colore, magari con trucchi così andrebbero bene anche sugli occhi, con trucchi così sugli occhi andrebbero bene anche con colori neutri. Invece ho voluto utilizzare un arancione lucidino. Questo è di Essence della linea dei rossetti matte, è il numero 01, il Coral Calling. Niente ragazzi, il risultato finale è questo. Io spero che questo trucco sia potuto piacervi, io possa esservi stata di ispirazione. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, sempre se volete.